Allora, con Biagio Conterno, vice sindaco di Bra, è veramente conclusa da pochi minuti la visita del vice ministro Alessandro Morelli. Le prime sensazioni? Ma bisogna essere, come dire, realistici, ma anche un po' ottimisti. Non so, non saprei dosare bene il peso di questi due sentimenti. Realistici nel senso che è un'opera che richiederà ancora anni. Ottimistici perché pare, sottolineiamo questo verbo, che forse è arrivata la volta buona per poter prevedere ragionevolmente nei prossimi 4 anni, così ci hanno assicurato, la conclusione di tutti i lavori che sono necessari per completare questo collegamento di cui ormai parliamo da anni. Tra l'altro hai presentato al vice ministro Morelli, comunque poi so che gliela farai avere, questa richiesta sì. Per l'esecuzione di opere complementari. Sì, opere complementari. Un aspetto molto importante che riguarda anche la frazione di Pogenza, certo. Ma che soprattutto dà a complemento per la città di Bra. Certo, riguarda soprattutto la frazione di Pollenzo, è una progettazione che è stata fatta ormai da tempo dai nostri uffici, in particolare la ripartizione lavori pubblici, seguita dal collega assessore Messa e dal capo ripartizione architetto Ciceri, con la supervisione ovviamente di tutta la giunta, il sindaco in testa. È una serie di opere che vanno a migliorare la viabilità per quanto riguarda le intersezioni tra la frazione di Pollenzo, la strada provinciale 7 e la strada statale 231, per intenderci quella che appunto oggi sopporta la maggiore quantità di traffico tra e per Alba e Cuneo. Ne approfitto, faccio una parentesi, visto il momento che stiamo vivendo, noi ne abbiamo parlato approfonditamente ovviamente con il sindaco Gianni Fogliato, però una battuta la voglio chiedere anche a te, Bra che comunque sta tenendo duro in questa situazione delicata, che sta affrontando con grande responsabilità l'emergenza Covid, però insomma come si vive? Ecco? Si continua a vivere come si può vedere anche qui in quest'area di cantiere con la mascherina. Questa mascherina la si tiene all'aperto come oggi qui, questa splendida giornata, e a maggior ragione la si deve tenere nei rapporti interpersonali, negli uffici, nelle strade a rischio di assembramento, nei negozi. Non ci stancheremo mai, mai di ribadire la necessità, non soltanto l'opportunità, ma la necessità di adeguarci alle normative anti-Covid. Tutti insieme, se rispettiamo tutti insieme le regole, ne usciremo prima.